E dai, alla fine, a 35 anni, sono andato a posto col lavoro. Ho vinto il concorso per sepoltore addetto alla camera mortuaria del mio comune. Si va a titoli, io la residenza ce l'ho, sono invalido civile, ho via un testicolo. L'ho levato io. Quando l'ho fatto non pensavo che poi veniva buono. In più, nel 75, in visita a Ravenna con la scuola, avevano trafugato la salma di Dante. L'avevano portata in classe, poi la domenica la si era buttata in campo a San Siro. Penso sia stato quello che ha fatto andare sul punteggio. Infatti, uno dei membri della commissione mi ha detto: "Ah, lei è uno di quelli che ha portato via dalla sua sede la Alighieri?" Sì. Complimenti. Di gente come lei c'è bisogno. Sì, come lavoro è sano. Ti danno la casa dentro al cimitero. Io d'estate alle 6 chiudo, poi vado ad allungarmi sulle lapidi. Mi rotolo come un asino, poi alle 8 faccio la grigliata. Col fuoco fatuo. La carne la porto io. Non sono un drogato. Al venerdì mi porto avanti con le esumazioni. Sì, a caso, perché il sindaco si fida. Scoperchio quelle 4-5 tombe, tiro fuori la salma, la apro e la lascio lì. Poi vado via. Alla sera mi richiama il selvatico. Il sabato torno sul lavoro o dentro i cacciatori. Sparano, mettono giù le trappole. A me mandarli via dispiace, perché come lavoro è sano. Però evitate di urinare nei portacieri. Se devi urinare, urina, ma non vantarti dopo il gesto davanti ai parenti. Non siamo in una stalla, un po' di testa ci vuole. Ho preso a cuore il problema degli immigrati asiatici. Li faccio dormire nei loculi in costruzione. 12.000 lire a testa mi danno. Sono ancora onesto perché. Successo un curioso incidente. Mi chiama il geometra che sta facendo i lavori. Signor Milani, là dove devo tirar su c'è rumore. Lo so, sono i ratti. Tu vai avanti. Li ha murati dentro. Erano 5, erano 6. Non è una bella cosa, eh. Lui poi si è accorto, il geometra, di aver lasciato in un loculo anche il badile. Voleva buttar giù per andare a recuperare, oltre al materiale esotico, anche un utensile. Io ho detto: no, lasciamoli lì. Preferisco che sia il badile che i meticci stiano al suo posto. Qui sei a metà del lavoro. Se spacchi giù e poi facciamo ancora, andiamo fuori preventivo. Con i tempi che corrono si va tutti in galera. Piuttosto il badile te lo pago a parte io. Si è offeso. Ma io nelle grane per lui e quattro ratti non vado.